io sono Sofì dei Me Contro Te e oggi sono qui con le mie amiche. Le conoscete? Lei è Lily. Ciao. E lei è Violetta. Ciao. Siamo qui perché stiamo cercando di organizzare la festa di carnevale perfetta. Anche se devo dire che non è proprio semplicissimo. Beh, solo che c'è stato un piccolo imprevisto. Io, Lily e Violetta stavamo aspettando i ragazzi e ci siamo mangiate tutto. Però non vi preoccupate, questa è solo una vecchia storia e siamo sicure che ci riusciremo. Diamo il benvenuto ai vestiti di carnevale più fighi di sempre, ovvero quelli del nostro nuovo film. Ho detto del nostro nuovo film. Ragazzi, ve l'avevo spiegato, quando dico film dovete entrare, ok? Dai, entrate. Quindi stavamo dicendo, cancellate quello di prima. Ok, allora, è questo nuovo film. Ah, mamma mia, ma che è successo? Oh, ma siete un disastro, ma non vi posso affidare niente. Beh, guardate un po'. Non ci credo, cioè io non vi avrei affidato uno spillo. Però devo dire che avete fatto un ottimo lavoro. Questi sono i vestiti originali del film, wow! Ma voi avete capito, ragazze? Sono proprio quelli del nostro film. Cioè questo qui è quello di Perfidia. Brave, questo qui è quello di Sofì. Esatto, Sofì esploratrice. Questo è quello di Tara, posso metterlo io? Sì, lo vorrei mettere anch'io. Vedremo, poi faremo il sorteggio. Wow, è stupendo. C'è anche quello di lui, esploratore. C'è anche il signore. No, voglio mettere questo. È stupendo. E guardate un po', il vestito dei sogni. Il vestito da fata di Sofì. Questo qui l'ho indossato nel film, nel secondo film, Il mistero della scuola incantata. Quando sono una fata e vado in alto e volo con le mie ali. È stata pura magia. Wow, non vedo l'ora. Io amo il vestito di Tara. Sa proprio di giungla, foresta. Non vedo l'ora di indossarlo. E io voglio fare l'esploratrice. Wow. Non vedo l'ora di essere una fata. Questo da fata gli starà benissimo. No, ragazze, mi sa che c'è stato un piccolo malinteso. Vi spiego. Questi vestiti non sono per voi sequestrati. Scusate, no. Sì, mi serve anche questo da fata. Grazie. Cioè, non sono per noi, sono per voi. Cioè, in che senso? Il vestito da fata, il mio vestito da fata. Sono per tutti. Infatti, abbiamo pensato che questi vestiti saranno sorteggiati. Ovvero, a turno dovremo prendere un bigliettino e in base a quello che troveremo ci dovremo vestire. Aspetta, fammi capire, quindi io potrei sorteggiare il bigliettino che dice lui esploratore e vestirmi da lui? Già, hai capito perfettamente. No! Oppure pensa chi dovesse scegliere il signoresse. No, ma sarà stupendo. E quindi ok ragazzi, non perdiamo altro tempo, è tempo di sorteggiare i vestiti. Abbiamo preparato infatti questi bigliettini dove in ognuno c'è scritto un costume. A turno lo dovremo prendere e la fortuna, il destino deciderà per noi di cosa ci vestiremo. Sono troppo curiosa, però sinceramente ho l'ansia. Ragazzi, dobbiamo impegnarci. Dobbiamo prendere i bigliettini più belli, con i costumi più belli, perché dobbiamo vincere questa sfida. Dobbiamo indossare il costume di carnevale più bello di sempre. E poi non voglio mica essere il signoresse. No, neanch'io. Io voglio fare tanto la fata. Sì, secondo me staresti benissimo con quel vestito. Ok, allora prendete un bigliettino. Prendete il vostro bigliettino. Ok, vai ragazzi. Immersione. Olè. E a me rimane l'ultimo bigliettino. Al mio tre abbiamo i bigliettini. Pronti? Sì. 1, 2, 3. Sono Tara. Non ci credo. Non ci posso credere. Io sono Tara. Oh, io sono lui. Pensa a me, io sono il signoresse. Non ci posso credere, ragazzi. Ma che probabilità c'era? Tu sei il signoresse, ma io sono Sofì. Io sono Perfidia. Io non ci posso credere, è il sogno di una vita! Sono Sofì Fata! Mi viene quasi da piangere, è bellissimo, un sogno che sia vero, è come l'Oscar! Mi ha rubato il vestito, io volevo essere la fata!
Sicuramente sarà la fata più bella di tutto il bosco. Io sinceramente sono un po' sconvolto. Cioè, non come faccio a diventare Sofì? Ma a parte che i vestiti di Sofì non mi verranno mai. Anche perché c'è una leggerissima differenza di altezza. Vabbè, ma non è vero, ragazzi. Perché comunque se mi metto così siamo uguali. Guarda, vedi? Altezza uguale. Se mi metto un po' in punta, leggermente. Mentre tu sei uguale di statura al signoresse. Quindi il vestito del signoresse ti starà a pennello. Veramente il signoresse è un po' più bassino. Ma vogliamo parlare di me? Io sono perfidia! Anche se per una volta potrei essere il cattivo. Quindi mi immagino un vestito super muscoloso, cattivissimo, con lo scudo, una spada. Beh, in realtà perfidia ha una gonna. E dei tacchi, non so, se te lo ricordi, cioè. Non so che cattivo. Forse l'hai scambiata per un pesantoso. Non so chi farà spaventare così. Dovrà mettere anche una parrucca. Ehi amico, dammi retta. Non spaventerai mai tu così. Beh, questo è vero. Lo prendo come un complimento. Io invece sarò Tara, salverò la natura. Farò delle capriole in aria, doppio carpiato. E poi sarò stupenda vestita con la gonnellina. Sarò una giungla. Sarò una giungla? In che senso? Forse volevi dire una guardiana della giungla. Sì, okay. Una guardiana della giungla. Sì, ma soprattutto Tara sa leggere le cacche. Anche questa sarà una delle tue abilità? Sarò una veggente e leggerò tutto. Anche le cacche. Ma Violetta, che ne diresti di fare un piccolo scambio? Magari io ti do Sofì e tu mi dai lui. Che ne dici? Non si possono fare scambi, mi dispiace. No, ragazzi, dobbiamo attenerci alle regole del gioco. Il protocollo dice che non si possono assolutamente cambiare le regole. E quindi mi dispiace, Violetta, ma tu sarai lui. Tra l'altro lui è esploratore. Basta così poi. Beh, sarà un lui in miniatura. Mi dispiace tanto per le tue codine, ma si rovineranno col cappello. Pensa quasi che ti avrei voluto dare quasi soffiffata, eh. Era proprio qua, te l'avrei quasi voluta dare, ma niente. A proposito di cattivi, ragazzi, cioè, voi tutti che vi lamentate del vostro costume, ma vogliamo parlare? Io sarò il signoresse, ma il signoresse, ma siamo seri? Tutto blu, con quella tutina e pannolone, cosa c'ha lì? C'ha tipo una mutandona, io non posso. La parrucca. Oh no, la parrucca no, vi prego. Sì. Avevo fatto proprio oggi la piega, ma mi ci rovineranno i capelli. Io comunque non parlerei troppo male del signoresse, anche perché magari in questo momento sta guardando il video e si potrebbe leggermente arrabbiare. No, signoressa, stai guardando questo video. Volevo dirti che sei bellissimo. È blu. E la tua tutina è fantastica. Eh sì, vabbè, esatto, stavo appunto per dire. Quindi è tempo di andarci a cambiare. Ma prima, ragazzi, noi vi ricordiamo che tra pochissimo ricominciano i nostri concerti in giro per l'Italia. Andremo in tantissime città e potremo divertirci insieme. E con noi ci saranno anche i ballerini, i nostri amici e Pongo. Non vediamo davvero l'ora. Quindi se ancora non l'avete fatto, correte a prendere i biglietti. Li trovate su Ticket One, Clapit e tutti i rivenditori autorizzati. Vi lasciamo anche il link qui sotto in descrizione.